Questa mostra, come il suo libro, si aprono con una lunga galleria di disegni. Beh, tutti i bambini o i ragazzi disegnano, ma nei suoi c'era qualche cosa di particolare. Perché? Io avevo la mania dei mezzi di trasporto. Non ne so ovviamente il perché, ma tutto quello che si muoveva, terra, mare, cielo, come si diceva una volta, lo tentavo di illustrarlo. Ecco, però fin qui diciamo che siamo ancora nella norma. Ci sono però dei particolari, una ricerca della tecnica che colpisce. Anche qui il perché non lo conosco. Era forse un DNA da ingegnere. Uno dei suoi primi interessanti lavori fu la messa a punto di una macchina meravigliosa, la Dino 206, di cui Aldo Brovarone aveva fatto un prototipo bellissimo ma impossibile da produrre. Dove è stato il suo intervento in questa storia? Devo dire, è stato da ingegnere e da estetico stilista. Giustamente detto impossibile, derivava da una macchina da corsa, quindi con dei vincoli importantissimi, e si voleva farne una vettura stradale, che voleva dire rispettare altre leggi. Io chiesi il motore trasversale per una questione di proporzioni generali, per farla più compatta, fu più alta, il padiglione fu più robusto e introdussi quest'idea dei doppi fanali circolari posteriori che guidarono molte Ferrari successive.